Ciao ragazzi, bentornati su Super Mario Galaxy. Ah, o meglio, benvenuti su Super Mario Galaxy. Perché? Perché ricordo che nello scorso Let's Play abbiamo finito la storia di Mario. E adesso... Luigi! Esatto, dobbiamo fare la storia di Luigi. Ah, mamma mia. Comunque, una piccola cosa, piccolissima. Non so se fare la storia di Luigi un po' diversa da quella di Mario, ovvero con più tagli. Io ci provo, poi, boh, almeno questo è il primo episodio e vediamo. Comunque, come dire, benvenuti, ripeto, nel nuovo Let's Play, perché è un altro personaggio, di Super Mario Galaxy con Luigi. Comunque, una cosa che ricordo di Super Mario Galaxy, che vi voglio ricordare, bisogna ottenere 120 stelle, battere due volte il boss finale, ovvero la prima volta a finire il gioco, e poi ribattere Bowser con 120 stelle, così facendo sbloccherete Luigi, che per quello che ho visto è una hard mode. Quindi, ok. Comunque, andiamo. Vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o un non mi piace. Ah. Ben svegliato! Forza, giochiamo! Nessun tutorial? Cioè, nessun inizio di coso? Ok. Allora, premi B per saltare. Allora, Luigi dovrebbe avere un enorme slancio rispetto a Mario. Mamma mia, ce l'ha veramente enorme. Ora, solo per dirvi, scusate se sono ritornato... Giochiamo ad acchiapparello! Se ci prendi tutti, ti diremo che posto, in che posto ti trovi. In che posto ci troviamo. Ora, volevo dirvi... What? No, cosa? Che ha fatto Luigi? Ah, non si ferma... Oh, mamma. Ok, non si ferma subito, perfetto. Allora, dicevo, Luigi in tutti i giochi di Mario ha un salto superiore a quello di Mario. Mamma mia, ce l'ha veramente alto. Molto alto. Ora, unica cosa, vi chiedo scusa se certe volte farò schifo. Però, come dire, è tipo un mese che non tocco il gioco, quindi seriamente, wow. Ah, poi, mamma mia, vi voglio far ricordare cosa mi ha fatto patire Mario. Mamma mia. Allora, dove erano i cosi? Ok, devo già iniziare il primo taglio del Let's Play? Wow. Ok, dov'è? Mamma mia. Ok, primo preso. Ops, mi hai preso. Ah, mi sarei dovuto nascondere in un cratere. Ok. Ah, mamma mia, ci ho messo tipo 2 minuti a trovarti. Wow. Allora, qua dentro dovrebbe essere, esatto, eccolo. Allora, vieni qua. Ah, questa telecamera dà seriamente fastidio. Ops, mi hai preso. Mi sarei dovuto nascondere in un tubo. Ok, l'ultimo è nel tubo. Grazie mille, non me lo ricordavo proprio. Ok, eccoti. Vieni qua. Che peccato. Incredibile, ci hai catturati tutti. Forse puoi veramente aiutare la mamma.
Ora, una cosa che volevo dirvi. Ovviamente questo gioco adesso è spoiler free, visto che, come dire, ho già finito la storia principale. Questa è una storia extra, fra virgolette, una modalità extra. Però, se ci sono delle cose extra nella storia di Luigi, ovviamente non ditemela, perché la storia di Luigi è completamente in blind. Se c'è roba extra, per favore non ditemela. Mamma mia, come... Bleh. Cioè, come se Luigi fosse sul ghiaccio. Ok. Comunque, un'altra cosa particolare che volevo dirvi. Sono stata a guidarti tutto il tempo da qui, dal varco del firmamento. Sono Rosalinda, la guardiana delle stelle. Se vuoi salvare la tua cara amica, devi ottenere l'energia per viaggiare attraverso le galassie. Ti presento Sfavillotto. Adesso puoi fare le pirouette, grazie mille. Anche noi, come te, stiamo attraversando un periodo difficile. Devi salvare le megastelle con l'aiuto di Sfavillotto. Che la polvere stellare ti protegga. Ok, lo so come funziona, grazie, ho già finito il let's play. Allora, dicevo... Comunque salterò il tutorial perché sappiamo già tutto. Grazie, grazie, grazie. Dicevo, sappiamo già tutto, quindi non serve a niente. Questi sono i frammenti. Allora, ok, dicevo, volevo dirvi, intanto altro Luigi, grazie, volevo dirvi, questo let's play in parte, lo faccio sia perché, come dire, a molti non è piaciuto Persona 5, perché ha avuto veramente un basso successo, grazie mille, so come funziona il tutorial. Però, come dire, avendovi promesso... un secondo... Allora, dov'era la chiave? Ce l'avevi te? No? Esatto. Dicevo, visto che ho portato Persona 5 Strikers e non è piaciuto tanto, come dire, portiamo questo gioco che è andato abbastanza bene sul mio canale, quindi come dire, vabbè, avete capito. E poi volevo un po' tartassarmi, visto che per chi ha visto Super Mario Galaxy, mamma mia, ah, quanto l'ho odiato. L'ho odiato veramente tanto, per chi si ricorda. Allora, per favore, ah, la telecamera. La telecamera, mamma mia. Seguimi, anche qua dentro ci sono degli amici. Perfetto. Allora, qua se mi ricordo... Esatto. Grazie, ho capito. Ho capito, grazie. Lo so come funziona la prima missione. Grazie, grazie. Allora, niente. Qui dovevamo colpire i pulsanti, cioè colpire, schiacciare i pulsanti. Spegni questa macchina, sì. Grazie mille.
Penso che questo let's play sarà leggermente più corto, non lo so, poi spero. Il bracciale dell'osservatorio è di nuovo acceso. Emana una luce fievole, come una stella di sesta classe. Almeno i poveri sfavillotti sopravvivranno? Grazie per aver salvato la megastella. È parte della mia famiglia. Questo è l'osservatorio cometa. È la mia casa. Viaggiamo nell'oceano stellato con la nostra navicella, con la nostra navicella, l'osservatorio cometa. Mentre attraversavamo questi cieli, la navicella si è arrestata improvvisamente. Una forza misteriosa ha risucchiato la sua energia, provocando una pioggia di astroschegge. Quell'energia proveniva dalle superstelle. Così la navicella ha smesso di muoversi, come se fosse piombata in un sonno profondo. Chi ha portato via la tua amica ha rubato le superstelle e ha usato la loro energia per varcare le galassie. Ho un favore da chiederti. Questo osservatorio è una navicella che, grazie all'energia delle superstelle, mostra le galassie sparse per l'universo. L'energia delle superstelle ripristinata è fievole, ma si possono scorgere le galassie vicine. Questa stanza è detta planetario. Da qui osserviamo le galassie. Ma con l'energia delle superstelle ora disponibile, funziona soltanto la terrazza mirastelle. Prima vai alla terrazza mirastelle. Poi recupera le superstelle delle galassie visibili da lì. Appena ripristiniamo le funzioni di navicella dell'osservatorio cometa, si individuerà la posizione del nemico che ha rubato le superstelle. Perfetto, possiamo iniziare. Allora, visto che siamo a poco, fra virgolette poco, direi di fare un po' di roba della terrazza. Quindi, come dire, sì, ricordo che qua c'è una vita, tanto buona è questa vita. E ora dobbiamo riniziare a prendere astroschegge, mamma mia. Ok, andiamo subito. Oh, degli ospiti! Questo luogo è detto planetario e da qui si possono osservare le galassie. Permettimi di farti da guida nelle galassie. Usa, sì, lo sappiamo come funziona. Grazie, grazie, grazie. Allora, qua... E poi si sceglie la galassia. Sì, lo sappiamo. Lo sappiamo, sfavillotto. Mamma mia. Allora, galassia uovo. Lo so, non... Grazie. Dino Piranha.
Allora, come dire? Ah, io sono già pronto ad arrabbiarmi con questo gioco perché... Oh mamma mia, chi si ricorda? Chi si ricorda i primi episodi? Oh mamma mia. Allora, vi dico subito, se mi ricordo alcune cose del gioco, ovviamente andrò a dritto. Andrò a dritto? Sì, andrò spedito come cosa, andrò veloce. Se invece non mi ricordo alcune cose, boh, non so ancora come fare questi video, perché ora come ora, ora queste cose di One Up e robe, penso di lasciarle, ma perché se l'ho? Perché me le ricordo. Se ovviamente non me le ricordo, sarà un casino, veramente un gran casino. Allora, qui il One Up che mi ricordavo, per favore andiamo avanti. Allora, qua c'è la roba, però noi dobbiamo andare di qua, se per favore il gioco permette. Ovvero qua sopra. Allora, dovevo parlare con te perché non ci arrivo mai. Vero? Se per favore... No, voglio provare a vedere se Luigi... Se Luigi ci arriva. No, per poco però, eh. Per poco non ci arriva. Allora, qua c'era le cose e qua... un attimo. No. Luigi. Ok. No. Oh, Luigi. Mamma mia. Allora. No. Ah, sai cosa? Niente astro schegge. Allora, dammi questo e... Questo. È un po' complicato, Luigi. Un po' complicato. Essendo... abituato a usare Mario. Allora, vai. Ok. Allora, di qua un po' di astroschegge. Grazie. Ok, una bella vita. Adesso volevo colpire questi. Vediamo se ci riesco. Ok. Devo diventare pro in due... Devo ritornare? Pro in due secondi con questo gioco. Ah, mamma mia. Allora, vai. Ok. Allora. Te, se mi ricordo, devo fare così. E poi proseguire. Allora. Ah, te mi ricordo. No. Ok. Allora, proseguiamo. Cioè, guardate il salto di Luigi. Cioè, Luigi è veramente più elevato di Mario. Ouch. Allora. Allora, vai. Adesso. Allora, te eri veramente facile, essendo il primo boss, dai. Sei una gran cavolata, Pipino. Allora.
Vai. E vai. Allora, tanto per prendiamo un po' di astroschegge adesso, perché sennò seriamente più in là è più difficile. Ok. Va bene, Luigi non ha sfavillotto nel cappello? Ok. Allora, era Dino Piranha, non Pipino. No, grazie. Sì, grazie, sappiamo cosa sono le astroschegge, grazie, grazie. Mamma mia, finalmente abbiamo finito il tutorial. Allora, niente, andiamo di nuovo nella galassia uovo e cerco di completarla tutta alla fine. Come cosa direi di completare, se ce la faccio, un intero planetario a episodio, o almeno fare due planetari, cioè due planetari, due galassie a episodio, se ce la faccio ovviamente, perché alla fine devo saltare tutti i dialoghi, non quelli principali. I cose principali sono un'altra cosa, tipo i dialoghi con Rosalinda, quelli non si saltano, quelli sono importanti per la storia. Cose tipo tutorial e robe del genere, quelli le posso assolutamente saltare. Allora, dovevo andare dove? Allora, dovevo andare qua, giusto? Sì, il tutorial delle stelle blu. Ok. Allora, vai. Allora, tanto per, ripeto, devo prendere tante astroschegge, visto che, come dire, siamo veramente a secco di astroschegge. Allora, no, qua c'era qualcosa di nascosto, se mi ricordo. No, non c'era nulla. Però voglio un po' di astroschegge, tanto per almeno prenderne un centinaio alla volta. Allora, qui invece c'è roba. Ok, non c'è niente, se no rischio seriamente di andare dove so io. Allora, lì c'è roba, non mi inganni gioco. Perché c'è lo sfavillotto. Il primo sfavillotto, ghiotto. Allora, cerchiamo di prendere una vita. Perfetto. C'era un trick, se mi ricordo, giusto? Di fare il balzo automatico su di loro, sui nemici. Allora, cosa vuoi te? Te volevi 100? Ok, ne ho 174. Ci siamo, sono sazio. E ora, trasformazione! Ok, ovviamente prima il piccolo pianeta. E poi andremo avanti nella missione principale. Tanto taglierò fino a quel punto, ovviamente, quindi se. Allora, vai, devo riprendere un po' di robe. Allora, comunque mi ero dimenticato di queste qua. Oh no, mamma mia, le sfide. Le sfide. Spero, per favore, ti prego, gioco, non mettere delle sfide ancora più difficili. Mamma mia, me le sono ricordate ora. Ouch. Ce la faccio a skippare? Sì, mamma mia, Luigi è fantastico. Dicevo, mi sono dimenticato delle sfide. Per chi si ricorda le sfide delle galassie sfida, mamma mia, lì ci ho passato le ore.
Mamma mia, devo rifarle. Perché ho... vabbè. Vabbè, c'è ancora abbastanza tempo prima di arrivare a quelle lì. Mamma mia, ho paura. Allora, dov'era l'entrata? Ok, era qua. In basso a tutto. Allora. Cerchiamo di andare avanti. Per favore, Luigi. Ok. Ora però devo andare così. Allora qua no, non c'è maniera in cui posso andare. Allora, ok, un po' di astroschegge. Allora, cerchiamo di fare robe. Tieni qua sotto. Ah, ricordo per gli effetti della gravità di questo gioco. Di questo gioco, se vi allontanate troppo dal pezzo di gravità. Insomma, se saltate troppo e vi distaccate dalla gravità, buco nero, game over. Quindi attenti. Sì, tutorial, è stata scoperta una nuova galassia, grazie. No. Allora. No, per il momento continuiamo la galassia uovo. Allora, Re Caliente, però qua c'era una extra, se mi ricordo. Vabbè, do un'occhiata nel caso ci vediamo in Re Caliente. E ovviamente non c'era nulla. Ah, sono stato 10 minuti a girare per ogni coso, per ogni pezzo di pianeta. Ah, ho sprecato solo tempo. Allora, questo era il boss, se mi ricordo. Allora, era il tubo, perfetto. E... niente, comunque seriamente ho sprecato un bel po' di tempo, ma veramente un bel po'. Allora, di qua, cosa dovevo fare? Oh, grazie, mi hai salvato. Per ricompensa ti darò un indizio. Non toccare gli aculei, non l'avrei mai detto. Allora, che dovevo fare? Ah, intanto qua c'erano un po' di cose. Cosa fa Luigi? Vabbè. Maremma la telecamera. Allora, c'era una piccola cosa extra, ok. Ovvero delle bolle. Per favore, gioco. Allora, vai. Con un po' di astroschegge dentro. Allora, di qua adesso che devo fare? Chissà cosa devo fare, proprio. Ouch. Allora, fermati. Ok. Allora, devo seriamente muovermi. Intanto qua cosa è? Non c'è niente, ok. Allora, da queste parti niente. Nel tubo dovrebbe esserci ok. Nel tubo dovrebbe esserci la stella iride, se mi ricordo, no? Vabbè, non mi ricordo. Nel tubo però c'era roba extra. Allora, qua
Allora, si va avanti. Potrei lasciare anche quel Todd intrappolato, però dai, liberiamolo. Allora, qua c'è roba. Parte due monete. No, nient'altro. Allora, il seme. Cioè, il seme, le noci di cocco. Allora, vai. Ok. Ah, non è un fail, volevo colpirlo in testa per avere una moneta, dai. E adesso lo sappiamo, se si colpisce con le astroschegge questi cosi vi danno una moneta. Utile, no? Ed ecco il boss. Allora, ok. Attenti alle cose di fuoco. No, 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 no. Mannaggia. Allora, arrabbiati, perfetto. Ah, te sei un... sei un piccolo problema. No damage anche con te, perfetto. Ah, sta andando bene come primo episodio e... lasciamo stare a quanto sono. Sono a 1 miliardo di ore. Ok, direi che come primo episodio può andare, no? Ah, abbiamo finito la galassia uovo, abbiamo iniziato il gioco, finito la galassia uovo. E direi che nel prossimo episodio farò un po' di roba. Vabbè, comunque, c'era roba extra? No, non c'era niente. Perfetto, quindi abbiamo finito il primo episodio di Super Mario Luigi Galaxy. Quindi vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o non mi piace, e al prossimo episodio. Ciao!